Rinascere dall'alto, un argomento caro a Monsignor Giuseppe Giudice. Il vescovo della diocesi di Nocera-Sarno ha voluto che il concetto fosse ribadito all'intera comunità, ritrovatasi ieri sera nella concattedrale di Sarno per la tappa ecclesiale. A rilanciare il tema è stato Don Antonio Landi, che riferendosi al concilio giovane in atto ha esortato tutta la comunità a viverlo come un momento in cui la Chiesa locale riscopre la dimensione del noi, perché è la comunità che parla. Una Chiesa che si piega davanti al crocifisso è una Chiesa che è capace di rinascere dall'alto, di riportare Cristo nel cuore della gente. È indispensabile oggi una testimonianza cellulare, il più possibile armonica, che passi da un cuore a un altro cuore, dal cuore di un testimone al cuore di un uditore. È così che è nata la Chiesa, è così che oggi bisogna riappropriarsi di quella evangelizzazione che tanto ci sta raccomandando Papa Francesco. Durante la serata è stata consegnata anche la traccia del Concilio Giovane, che invita a rileggere gli orientamenti pastorali scritti dal Vescovo fin dal suo insediamento. Un percorso, quello del Concilio, che riprende la grande tradizione sinodale, ha detto Monsignor Giudice, di cui siamo destinatari e depositari. Questa tappa è singolare perché noi celebriamo quest'anno il 50° della conclusione del Concilio Vaticano II, che non è qualche cosa da lasciare nell'archivio, è la vitalità, è ciò che lo Spirito ha detto alla Chiesa, alle Chiese, e noi stiamo rileggendo tutto questo, cercando di ridare alla nostra Chiesa la spiritualità del giovane che, come ho spiegato tante volte, non mi riferisco soltanto a una giovinezza anagrafica, ma una Chiesa giovane è una Chiesa che si rinnova, è una Chiesa che rinasce dall'alto, che riprende la meraviglia, la parola, l'Eucaristia, i poveri, il cammino insieme, in uno stile che è sempre e nuovamente da costruire.